Ho deciso di passare questi pochi minuti con me. Sono Imelda Zechiri, per chi non mi conoscesse, sono l'autrice di due romanzi che sono stati pubblicati nel 2019-2020 dalla casa editrice Enigma Edizioni. Stasera ho deciso di rendere pubblica questa diretta, anche se con qualche problema, su questo social per poter permettere a un pubblico un po' più vasto di intervenire, come state facendo in questo momento, con delle domande, con delle riflessioni sui contenuti del romanzo che ho pubblicato pochi mesi fa e che stasera andremo un po' a vedere insieme. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando del romanzo Girasoli d'Oriente e alcuni di voi hanno già avuto modo di entrare in contatto con la prima storia narrata all'interno del romanzo Il vestito rosso e si renderanno conto che in questo secondo lavoro abbiamo di nuovo la stessa protagonista che è Jane, che è al centro delle avventure, purtroppo anche disavventure, che la vita le propone. Non mi sentite di nuovo? Niente. Questa diretta non sa da fare, si dice qua. Bene, io provo ad andare avanti sperando che si senta. E nella mia mente c'è l'idea di pubblicare una trilogia che spero di poter completare con la pubblicazione della terza parte. Entro e non oltre, spero, il prossimo anno per dare voce a una serie di riflessioni su tematiche che io ritengo rilevanti ai fini della nostra crescita personale. Queste due opere saranno presto tradotte anche in altre lingue. Nei prossimi anni questi testi circoleranno anche all'estero e di questo sono molto fiera. Adesso non vi posso rivelare più di tanto, però nei prossimi mesi ci sarà una pubblicazione di uno stato, di una lingua di uno stato dell'Europa. Direi adesso di concentrarci un pochino su quelli che sono i contenuti del romanzo. Noi sappiamo bene che ogni autore o autrice sceglie di lavorare su uno specifico documento perché c'è la necessità di raccontare ai lettori un mondo di idee che poi si spera possano produrre un qualcosa nel lettore. Siccome questo rimane un patrimonio di tutti, si spera che poi i contenuti possano essere di beneficio a chi li andrà a leggere. Quando ho deciso di parlare della storia di una donna, ho preso spunto in realtà dalle storie delle tante donne che conosco e ho inserito nei miei due romanzi tantissime tematiche che ritengo rilevanti, a partire dalla relazione genitori-figli, alle relazioni tra partner, ai fenomeni collegati alla violenza fisica e soprattutto psicologica, al tema enorme del razzismo, dell'omofobia, a tutti quelli che sono i dettami della società che spesso vanno un po' controcorrente rispetto a quelle che sono le effettive necessità e i bisogni, soprattutto delle generazioni, perché io ho considerato un po' quella all'interno del libro, che coprono la fascia di età che va dai 30 ai 40 anni. Non solo questo, ma anche le differenze culturali, quelle spirituali tra Oriente e Occidente, e molto altro ancora. Girasoli d'Oriente è un'opera all'interno della quale si intrecciano e viaggiano, si costruiscono due storie che vivono parallelamente tra Oriente e Occidente in quello che io ho chiamato un caos colorato di umanità e sacralità. Jane ci accompagna per mano nelle profondità di quelli che sono i sentimenti che contaminano la mente dell'uomo e soprattutto di chi è abituato a non vedere limiti dove ci sono delle diversità, ma custodisce nell'anima i frammenti della bellezza. E questo viaggio in Oriente, insieme a Jane, saranno un'analisi delle emozioni, non solo da un punto di vista sentimentale. Tant'è che questo non è un semplice banale romanzo d'amore, ma c'è un'analisi dell'emozione da un punto di vista antropologico e filosofico.
Io ovviamente non ho cercato di dare delle risposte che possono essere valide per tutti, ma solo dei spunti di riflessione. Così come nel Vestito Rosso, anche questo romanzo mantiene la stessa struttura, con una divisione in capitoli e un incipit che ci costringe a fare un viaggio nel passato della protagonista fino a giungere a quello che è la fase finale, l'ultima battuta all'interno delle quali poi riusciremo a comprendere le motivazioni che hanno spinto la protagonista Jane a trovarsi in una determinata situazione. Voi nel frattempo fatemi sapere se riuscite a seguirmi. Ora io devo abbassare lo sguardo per leggervi. Però mi sembra che non ci siano problemi, quindi si può procedere. Allora, se nel primo romanzo, Vestito Rosso, io ho analizzato il fenomeno dell'abbandono e di ciò che poi ne deriva a livello conscio e inconscio, all'interno di Girasole d'Oriente invece il focus è sul gaslighting, che è quel fenomeno di violenza psicologica che viene attuato in maniera volontaria su una persona a noi vicina. Ma soprattutto il focus è anche sulle differenze culturali e spirituali che troviamo nel mondo interiore ed esteriore di Jane, che è la protagonista, e della controparte maschile che si chiama Arjuna. Jane è una donna che vive a Firenze e costruisce la sua personalità frequentando la casa dei suoi nonni materni. Mentre Arjuna è un uomo d'affari dell'India del Sud che viaggia in Europa per motivi di lavoro e che si ferma nella terra toscana all'interno della villa del suo nonno paterno. Questi sono due destini che si incontrano e che viaggiano in una costante battaglia tra ciò che si desidera e ciò che invece ci viene imposto dalla società, dall'esterno, una società che spesso crea delle convenzioni, quella ad esempio in questo testo di amare qualcuno per l'eternità, quella specie, secondo il mio punto di vista all'interno di questo romanzo, quell'insensato concetto che si possa tenere chiusi in una gabbia due persone che a un certo punto del loro percorso, del loro cammino, non hanno più niente da condividere, da dirsi, se non poi quella creazione di ansia del tempo che scorre in maniera molto lenta, che a volte non scorre nemmeno, e che consuma interiormente di rabbia chi non riesce più a liberarsi e a vivere la propria esistenza con serenità. E ci si chiede, andando avanti nella lettura, chi è che dobbiamo accontentare, chi è che deve essere ricordato per l'eternità, perché spesso ci si vergogna del giudizio altrui e è proprio necessario attraversare questi momenti di devastante ira, di continui dolori, quando ci si può liberamente scegliere di non stare nello stesso contesto, di vivere in pace anche solo esclusivamente con noi stessi. L'unica salvezza, secondo il mio punto di vista, all'interno di questo romanzo è l'azione, non il flettersi ancora su quel senso di dolore, no? Su quel malessere. Solo agendo si può acquistare un futuro, quella specie di spazio di proiezione dove purtroppo tanti di noi vivono, senza però muovere un dito per cambiare quella immobilità, quel non agire, quel stare fermi in un solito punto, quell'io che diventa fragile quando poi rimane da solo e che spesso invece si trasforma in un lupo quando sta all'interno di un gruppo. C'era chi sosteneva che il dolore paralizzava la vita, però all'interno di questo testo l'io sovrano può in realtà declinare tutte quelle che sono le manifestazioni della propria esistenza. Ci si chiede quindi questo, e Jane proverà in tutti i modi di risorgere da queste ceneri di una devastazione sistemica, familiare, che vede in lei una specie di anello più debole, e soprattutto il punto finale di una continua non scelta, a partire da quella di sua nonna, che vive una specie di doppia vita, che è sconosciuta a tutti i familiari dai quali poi prenderà forma la vita di Jane, di sua madre Serena, una donna succube delle violenze psicologiche e a volte anche fisiche da parte del marito e della primogenita Giusy, e dell'amore per questo uomo, Arjuna, che è il figlio di una
consuetudine, di un modo di essere distante, spesso incomprensibile agli occidentali, che però ormai è germogliato dentro il cuore della protagonista, dentro la sua mente. E quindi difficilmente poi modificabile, perché quando inizia ad agire l'amore, come sosteneva Socrate in uno dei suoi testi, l'amore non è né bello né delicato, come possono pensare tante persone, però ha le somiglianze della madre, può essere duro, può essere scalzo, può essere peregrino, usava dormire nudo per terra e con la miseria sempre in casa, però anche gli aspetti del padre, sosteneva Socrate, che è un insediatore dei ricchi, è un coraggioso, un uomo forte, audace. È sempre pronto a trovare delle soluzioni, dei nuovi trucchi per poter poi sopravvivere in una società che spesso ci pone davanti a delle trappole. Questo uomo, simile a un dio, dal nome appunto Arjuna, è la follia che si prende un po' gioco sia del corpo che delle emozioni che vibrano nelle cellule della vita di questa donna. Ed è come se Eros e Thanatos cercano di studiarsi a vicenda, un po' con sospetto, per comprendere chi dei due vincerà poi questa battaglia, questa partita che ha scoccato nel cuore di Jane l'amore, quello che io scrivo in questo testo, definirsi come toglimento della morte, cioè ciò che circondava la vita di questa donna fino al momento dell'incontro con Arjuna. E Jane in questo testo non si sente come un dio perché è un po' come ciò che diceva Aristotele, cioè Dio era monacos, era solo, mentre lei invece si rispecchia in questa trappola nella quale è caduta e quel dio che si incarna nel corpo di Arjuna per lei sembra quasi la più eccelsa e la più divina delle follie. Crede di non aver mai sentito nel suo cuore un sentimento talmente tanto forte e permette a questo uomo di soffermarsi nella sua vita, in questo viaggio, nella follia che lei non può fare da sola. Quindi decide di farsi accompagnare un po' così come aveva fatto Dante nel suo percorso che tutti conosciamo nella Divina Commedia, nei gironi, e scendendo verso gli inferi aveva chiesto, no, Virgilio di accompagnarlo. E ci si chiede in questa narrazione se possa essere appunto lui, Arjuna, questa mutilazione nel senso platonico dell'essere. E quindi non rimane, almeno questo è il mio tentativo, non rimane che provare a ricostruire quella antica ricomposizione dell'unità, quella dualità tra questa donna e questo uomo. E la storia si snoda tra Firenze, una città che io conosco abbastanza bene, ci vivo da molto tempo, Siviglia, nel sud della Spagna, e alcune delle maggiori città dell'India, centro-sud, un luogo questo che ho definito un po' di incanto da una parte, ma per un altro verso di allucinazione per una donna che in realtà non ha riserve su questo subcontinente dove possono convivere sia il sacro che il profano, sia la vita che la morte, sia il grigio della cenere che portano addosso, che utilizzano i sadhu per coprire il corpo, ma anche questi entusiasmanti colori che vestono le donne che circolano in questa specie di fiumana di persone che attraversa le città, spesso decadenti, a volte invece magnifiche. Quindi cosa fa Jane? Ci accompagna per mano, non ci abbandona quasi mai in questo mondo che per noi può risultare un po' poco conosciuto, tenendo presente di non vivere nel giudizio, quello che spesso noi ci portiamo quando andiamo altrove, e che quella in realtà fosse la regola principale per esplorare quei codici sociali delle popolazioni, di tutte le popolazioni che abitano la Terra. Però quando poi il dolore la intacca, quando lei sente questo malessere sulla propria pelle, sente questo fastidio che la lacera, allora in quel momento prova anche lei stessa una specie di dolore, inizia a fare, nella descrizione che poi farò di lei, a descrivere tutto questo malessere in maniera molto dettagliata.
La società all'interno della quale Jane vive, che è quella occidentale, rispondeva a delle regole alle quali Jane non si era mai attaccata, dalle quali era sempre fuggita senza affrontarle, perché in realtà lei non ama essere incastrata in una rete che la soffoca piuttosto che renderla libera con la possibilità di poter vivere un'esperienza interessante. Nel racconto lei si sente la donna che invade un territorio straniero, quello dell'Oriente, con un po' di curiosità, ma allo stesso tempo con una specie di arroganza, perché cerca inconsciamente di appropriarsi dell'anima di un'altra persona, di un uomo che è nato per servire la sua terra, un po' come Arjuna, che è il mitico eroe del poema epico Mahabharata, uno dei protagonisti di questo importantissimo poema epico indiano. E il dramma che vive questa donna, la protagonista, che è costretta a lavorare in una società occidentale, è quello poi di farsi da parte, lasciare che l'uomo che arriva da lontano Oriente si giri verso di lei un po' come i girasoli, da cui poi prende spunto il titolo, che seguono il movimento del sole nascendo a Oriente e morendo a Occidente. Tutto poi lascia presagire che ci possa essere una specie di decadenza, una morte che si avvicina, ma che forse non è proprio quello che si aspetta il lettore, un po' come nel romanzo Il vestito rosso. Anche qui ci sarà un colpo di scena finale. E capiremo se Jane ha scelto di ingannarci ancora una volta oppure se si è fatto in modo che si generasse una nuova vita, una nuova speranza che la creatura che lei porta in grembo, perché parliamo anche di una nascita, sia per lei, non solo per lei, un nuovo inizio. Non vi dirò altre cose su questo testo perché mi piacerebbe, insomma, che quelli che l'hanno già letto la prima parte, quelli che leggeranno la seconda, mi possano poi mandare dei feedback, che mi possano dire se hanno trovato questa nuova storia interessante e soprattutto quali sono le differenze che hanno incontrato tra la prima versione e la seconda. Io non so adesso che ora ho fatto, ho cercato di andare più velocemente possibile, ora leggo un attimo i vostri commenti, non so se avete sentito tutto. Ciao Daisy, che piacere. Bene, vedo che comunque qualcuno è riuscito a seguirmi, non ci sono problemi. E Girasole d'Oriente si trova in tutte le librerie, ordinabile online, si può leggere anche in formato ebook su tutti gli store Amazon con lettura da vari dispositivi e ordinabile direttamente da me, che sono l'autrice, che ho alcune copie, che vi posso spedire ovviamente con dedica. E se ci sono delle domande, se ci sono delle curiosità, o avete, adesso sto leggendo appunto, sto cercando di capire se ci sono dei commenti, mi pare di no. Se non ci sono, mi piacerebbe insomma sentire anche da parte vostra se avete delle curiosità sul testo, se quello che ho detto è risultato più o meno comprensibile. Niente, tutto chiaro, benissimo. O non avete sentito niente, oppure tutto veramente, veramente chiaro. Bene, allora io vi lascio. Sono le 10, sì, vi avevo promesso una mezz'oretta, quindi non vi rubo più tempo. Chi mi vuole contattare sa come fare, mi può mandare un messaggio in privato e per qualsiasi cosa ci sentiamo prossimamente. Grazie ancora, buona serata a tutti. Ciao Diana, ciao amici.